Melotta. È sparita la betoniera. Come è sparita la betoniera? È sparita. Dramma. Chi l'ha rubata? Dopo le semine della soia, dopo l'ha rubata a quel Tony Torri là. Guardalo. Mentre scavano, scavatore Casetti come Melotta. La Chichi si, la Chichi si dimette, guardalo. Signor Raffaele, faccia un annuncio a Toso. Hai rotto i coglioni. Beh, questo non è male. L'unico sla... Dica. No Toso, no Bardi. Infatti, dov'è? Senza Sanne, senza Toso è tutto finito. E soprattutto Stan dov'è? L'unico slavo, guarda, temerario. Agrinico. 60-40, cioè c'hai dietro di te, ovvero Guido, chi ti sistemerà il 60-40? No, pian piano. Come pian piano? Pian piano, eccezionale, 4 cm, ma va o non va? Mentre vi aspettavamo, avrà mandato 20 messaggi alle ragazzine. Altro che è un pippettaro o va? Non entro nel merito. Sei un pippettare, chiaro, di che parli? Di guardi, che parli? Guarda che continua su soldi. Però non, lavorato, non ha troppo. No, beh, no, facevo, notavo una cosa. Conte Caverletti, Conte, notavo una cosa, non ha troppi occhiaie, quindi può darsi che la nostra teoria del pippettare. Può darsi che la mia. Che la nostra teoria. Guardi, non sia vera. Vaccini. Il nostro neodiplomato fa uso di Merlin, cosa che lei ha smesso di fare da molti anni. Come Merlin, ah già, mamma mia. Non va. 40-55 non va. Non va! Un mostro! Un mostro! Quattro giri di gasolio, se no non va! Due bello! Non di la verità! Ma guarda che una porta distributore ti mette la senza piombo! Ah, ecco! La vendemmiatrice va o non va? Vendemmiatrice va. Primo anno di semina con la combinata. Bel risultato. Non è nato un tubo, tutto raro. No, è nato dappertutto, tranne non ho usato il peso. Dopo sorgo arate, quindi spiegate la terra sua. L'ottante non andava bene, non era ben regolato. Ma dopo la ratura cosa ci hai passato? Rotter, direttamente. Con la combinata. Allora è tutta allora è terretta. Alan F. Guardate Alan F, il dio della caussade, l'unico che semina grano caussade, fortunatamente grano, no mais, perché se fosse mais sarebbe già rovinato come CRC. Soldi dal Gardelli. Previdieri, stava riprogettando una fresa per... Ah già, è vero, mister Fresa. Non è la suola quel grano, è su sodo, sì, è come se fosse su sodo. Molto peggio, perché è come se fosse qui. Ah, è tutto finito, la neffe. Un uomo, un perché, un bancario, non un banchiere, un bancario. Fallito. Della Monte dei Paschi di Siena, ovviamente, che fa l'agricoltore per hobby. Beh, invece poi qui abbiamo il top, eh. Ci abbiamo l'ultimo entrato nella grande famiglia della Seminato. Proprio lui, Martin Vasquez. Qui invece abbiamo Blue Power, che fa finta di non farsi vedere, ma dovrà prima o poi comprare un T6 160. Cervo veloce. Ma che cervo veloce? No? Signor Case? Presente. Perché questo nickname che glielo ho mai chiesto? Porta male questo che mi dici. No, mi piace di trattore. Però un periodo ho visto il Magno, mi piaceva parecchio. Perché lui è un caseista, cioè no lui che esiste, lui è internazionalista. Capito? Internazionalista. In casa lui ha un 844S. Ah sì? Chiaro. Infatti, lui è 5-23. Guido Lotta. Eccoli qua. Quelli un pochino più di zona, diciamo. CBT, Minutile Ross, Alfieri che è tutto finito. Là poi Nicola, quello è un discorso a parte. Dopo. Silver One. Diciamoli i problemi al trattore, diciamoli. Quando ci sono i problemi? Diciamoli che non va. Dillo.
dillo che non va. Dillo che non va. È chiaro. Dillo che il fieno è tutto marcio. Dillo. Dillo che per colpa dell'Explorer il fieno è marcio. Dillo, dai, diciamolo. Diciamolo che è tutto passato quest'anno e paglia. Dillo. Vero che quest'anno è paglia il fieno o no? Di la verità. Dillo che papà dice no, io ho il fieno buono. No, no, quest'anno il primo taglio fa schifo anche da papà, eh. Dillo, eh. Dillo, eh. Capito? E Nicola, ecco. Devo tornare dal tuo la seminatrice, pronto? A cosa fare? Ma io vendo più trebbie che seminatrice. Come trebbie? Che trebbie? Ah, sempre da macellare. Ma dove? All'università? Arezzo? A Cesa? Alla cosa sperimentale di Cesa? Dramma? No, 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 dramma, trebbia parcellare, chiaro che le tue non vai, tu fatta da te o? Grazie. La tua? Non va, è chiaro. Che grazie, non avevo dubbi. Non può funzionare, mandami foto, la voglio vedere. Perché hai visto quello di San Piero Grado, è diversa quella. Ma è sempre uguale alla tua? E te, tu anche quella di San Piero? Quella lì a San Piero Grado. L'università? Sì, sì, l'ho vista. E tu hai fatto da te anche quello, mamma. Ecco, vedi, capisci tutto che hai fatto. No, no, va perché la usano qui. Ah, beh, allora siamo a posto. La banda Trattorum, tutto finito. Vedi, guarda, l'Ambrusco. Alfieri, di qualcosa, dai, di qualcosa a Toso, sempre contro Toso, dai. Toso, va nella moda a seminare. Chiaro, digli. Semina con lo spandico in cime, dai, di che parli? Un dramma. Tutto finito. Viva Ross. Il 10, parla male un po' del 10, dai. Aria condizionata non va. Il cambio è vario e invece idrostatico in salita non va manca pintarlo. Diciamo la verità, il motore NEF mangia già olio perché è NEF. Guardare la camicia di Guido d'ordinanza. La camicia d'ordinanza, dai, di che parliamo. Poi altri difetti, non alza, 39 quintali con un ballone di fieno già non alza, poi fatti da lui per forza, li fa umidi, tutto tabaccato il fieno di sopra. Te lo do io il tabacco. Tutto tabaccato. Quest'anno sono parecchio tabaccato. Tutto tabaccato. No, va bene la macchina, va bene. Ma non commenti l'Explorer, dici come va questo motore. Va bene. Sarebbe te c'hai l'Explorer 100, quindi motorizzato sale, quindi non può andare. C'è stato un utente che diceva si la mettano con l'Explorer 90 che da freddo non partiva, io ho già provato tutte queste mattine qua, era meno 5-7, accendolo subito, brum, partito benissimo, allora l'ha già modificato. Ma chiaro, ci hai già messo le mani, perché non tirava, ci hai già messo due centraline, dai, di che parliamo? Di la verità, non tira la... No, allora, non tira neanche il KV, il KV602, dai, di la verità. Va. Meno male. Usato anche in aratura. Guardate il volto di un uomo distrutto. Poteva avere il Magnum a un T7260. Lascia bene, partono le Madonne, dai. Ma qui si sta parlando dei nuovi futuri trattori New Holland. Guido non parla, guarda. Guido, di qualcosa. Ascolti? Il Maxum? Maxum o sei? Allora lui ha detto che il DD non c'è ancora. Allora chi è che millanta? Guido o lui? Doppia frizione. Ormai non c'è. Allora non c'è. Lui ha detto che sei montato nel John Deere doppia frizione. Non c'è. Allora, là. Voi so che non foro, lo so che... guardare quello che c'è. Quello che non c'è. Beh, molto grave. Noi sperimentatori non dobbiamo vendere. Te sperimentatore. Vabbè. Non dobbiamo vendere, dobbiamo solo provare. Provare. Non c'è. Max un tier 4 finale c'è, quello l'ha provato. C'è. Tra un anno c'è la legge. Chiaro che non va, però c'è. No, consuma più urea di gasolio, però costa meno l'urea. Guido. Costa meno l'urea. Costa meno l'urea.
quanto consuma il 260? Ah, lui si lamenta, è l'unico al mondo, lui ha un 70-60 power shift e un 7-260 power shift. Un 260 power shift di quelli nuovi dice che quello con urea tira meno del vecchio. Possibile, è l'unico che si lamenta, dice che tira meno. Guido, Guido si interroga, presidente, un po' presidente, facciamo un appello al direttorissimo, dai, il nostro appello, dai. 290R ha comprato tre trattori. Allora 290R 150R, il terzo, dai. Come si fa? Ah no, ho detto 290R. Allora, ah, 290R 335R più 150R. Stiamo scendendo. Beh, non è male, non è male, capito? No, beh, la Terratec non ha questi problemi. Al prossimo pranzo, quando si va a Ravenna, vieni, così vedi anche la Terra. Di che parli? Adesso ci dica, chiama San, dai, in diretta, chiamalo. Siamo d'accordo che tu ti siedi, io filmo e Masetti ti interroga. Beh, no, guarda, no, il Merdotti in azione. Il Merdotti, guarda, Ridolfi. Il miglior Merdotti della Terra. Chi è Baza che guida qui? Con l'operatore smemorato, col braccio aperto. Questo è Baza? L'inutile, guardate Baza, guardate, ma no, non sta guidando Baza. Chi è Baza? È dentro la vasca. Baza. Ah, Baza è l'uomo della merda. Spinge sulla merda col badile. Si lotta come leoni. Non ti toccare sul 60-40. Sai che no? Col cambio che dà delle botte assurde, inversore lento. Beh, l'inversore lento è però il cambio basta calibrarlo bene. Cioè, una volta al giorno gli dà un'equilibratina. Chiaro. Chiaro. Tanto quest'anno glielo presti a Caverletti, ha comprato la Tempo. No, dobbiamo fare sfida con il Lamborghini. No, ha comprato la Tempo e il Lamborghini non ce la fa a tirarlo, lo sai? Se l'ha inventato. Hanno comprate due, venerdì scorso siamo andati da Marchetti, hanno detto a Marchetti 140 ivate, due. E Paolo ha detto, ecco il contratto. Hanno firmato. Gli darò l'oligio. Guarda che sono i toscani che fanno gli affari così. Capito? Vedi, con Paolino. Ha firmato il presidente un po' per me. Certo, no, certo. Abbiamo già un po'. Abbiamo già materiale. Grazie, cosa che capito. Nemo, dai, molto Farger. Gli amici che non capo farà un ciao, dopo da ma sa mi fare. Bravo. Che genio, però. Se è Paolo, cosa che capito. Vero, Paolo. No, è tutto presente, è tutto registrato agli atti.